Decimo congresso regionale di Legambiente Marche a Sirolo, scenario dell'evento, la sede del Parco del Conero, una scelta simbolica che richiama alcuni dei temi più attuali dell'ambientalismo come le trivellazioni petrolifere nell'Adriatico e il futuro dei parchi, nonché la mobilità sostenibile. Tra gli intervenuti al consesso il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, la presidente regionale dell'ente ambientalista Francesca Pulcini, il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi e il presidente di Federparchi Marche Lanfranco Giacchetti. Assieme a loro numerosi soggetti anche economici del territorio che hanno impostato la loro attività all'insegna della sostenibilità. Dal presidente nazionale di Legambiente ascoltiamo il punto sui temi più importanti del momento per ciò che concerne la salvaguardia del territorio. Bisogna avere molto chiare quali sono oggi le sfide che abbiamo davanti. La principale è quella della lotta ai cambiamenti climatici, per la quale serve sicuramente nuovi spazi alla natura, nuovi spazi alla forestazione, e quindi il ruolo dei parchi da questo punto di vista è fondamentale perché sono un po' la punta avanzata di questa strategia, ma serve anche evitare che si facciano grandi errori come ad esempio sul piano delle trivellazioni per continuare a cercare il petrolio che non ci serve. Questo paese ormai ha superato il 40% in pochi anni di approvvigionamento energetico con le rinnovabili. Il petrolio non serve più a produrre energia, serve solo per i trasporti, si può investire moltissimo sul trasporto elettrico, sul ferroviario, sulla mobilità dolce della bicicletta. Abbiamo anche qui nelle Marche esperienze molto importanti come la bici metropolitana di Pesaro, e quindi diciamo molto si può pensare, c'è il progetto della ciclabile lungo l'Adriatico. Insomma, noi abbiamo molte idee, cerchiamo alleanze, cerchiamo di mettere in rete per impedire che si facciano errori irreversibili e soprattutto per sviluppare le possibilità di un nuovo benessere per il territorio, sia per le aree costiere, che significa affrontare anche il problema delle alluvioni e del dissesto, sia per le aree interne. Presidente, lei parlava di alleanze, l'ambientalismo in altri paesi ha un riferimento politico chiaro, nel nostro paese non è così, diciamo, definita la cosa, è l'unica possibilità quella di avere un riferimento politico chiaro per poter portare le politiche ambientali anche in ambito, diciamo, dei decisori? Sarebbe meglio se ci fosse. Questo, diciamo, in realtà per l'Italia in particolare, per noi comporta, se come movimento di cittadini, come corpo intermedio, una fatica in più, nel senso che di volta in volta, a seconda delle leggi e delle misure di cui si discute, troviamo interlocutori politici, parlamentari e regionali diversi, in alcuni casi anche posizioni molto trasversali, come è stato il fatto che 10 regioni hanno firmato la richiesta di referendum per bloccare le trivellazioni a mare, in altri casi con gruppi politici diversi, come è stato per la legge sugli ecoreati che è passata a maggio. La mancanza di una rappresentanza politica ambientalista non fa bene al paese, perché in tutto il resto d'Europa i Verdi sono riusciti a condizionare le dinamiche politiche e a obbligare anche altri schieramenti a tener conto di questo tema. È un elemento di debolezza che forse è più culturale che politico, perché poi gli ambientalisti sono sparsi un po' in tutti gli schieramenti, però non riescono politicamente a far massa critica, c'è un atteggiamento un po' rinunciatario da questo punto di vista. Il congresso regionale di Legambiente Marche è l'occasione per rilanciare alcune delle battaglie più urgenti per l'associazione, come ricorda la presidente regionale Francesca Pulcini. Sicuramente abbiamo scelto questo luogo perché è indubbiamente oggi il più significativo rispetto ai cambiamenti che stiamo vivendo e rispetto anche a purtroppo le difficoltà che invece questo mondo si trova ad affrontare. I parchi sono il punto di riferimento per i nuovi stili di vita, per le nuove comunità che si affacciano oggi alla nostra società. L'esperienza anche delle Terre del Conero, che nasce proprio dalla maturazione del Parco regionale del Conero, questa esperienza di 60 imprenditori agricoli che si sono messi insieme per
affrontare, diciamo, la nuova sfida del mondo della, non solo dell'agricoltura, ma anche della sana alimentazione, del buon turismo, perché poi questo significa anche restituire attraverso l'alimentazione un forte legame con il territorio ai turisti che vengono a visitare il nostro territorio. Oltre a questo, ovviamente, non possiamo dimenticare le storiche campagne portate avanti dall'associazione, per cui i temi legati alla sicurezza del territorio, la mobilità che ancora purtroppo non risponde alle reali esigenze del nostro territorio, gli stimoli nuovi come quelli dei contratti di fiume che sono partiti delle Marche ma hanno sicuramente bisogno di un ulteriore sviluppo. Questi e moltissimi altri oggi hanno bisogno di essere accompagnati. Chiediamo fortemente alla politica, che fino ad oggi è stata troppo distratta e poco coraggiosa purtroppo, e quindi chiediamo loro di prendere coscienza di questo enorme cambiamento che parte innanzitutto dal basso e con forza vuole un mondo diverso e più attento ai bisogni del territorio. Per cui, ecco, sicuramente da qui si apre una nuova sfida anche per la nostra associazione, che dovrà affrontare in maniera diversa, ovviamente, non solo più come, diciamo, rappresentanti solo di alcuni temi, ma di una rappresentanza più generale e più legata a tutto quanto il territorio e le nuove espressioni che oggi vengono fuori da quella che chiamiamo la Green Society. Principali temi d'attualità, le trivellazioni in Adriatico, ma c'è anche il piano, come faceva riferimento lei, alla battaglia quotidiana per un diverso modo di vivere l'ambiente, di vivere lo sviluppo. Da qui a qualche mese qual è il calendario? Sicuramente la questione delle trivellazioni per noi è centrale, come giustamente ricordavi, e uno dei prossimi appuntamenti importanti a cui non mancheremo è quello del 29 novembre, quando saremo a Roma proprio per In Marcia per il Clima, questa campagna che continua a ricordare quanto è importante la questione delle tematiche energetiche, dell'efficienza e del risparmio nella rigenerazione delle nostre città, e che mette al centro una nuova modalità di diciamo, approcciarsi anche alle tematiche energetiche da parte dei singoli cittadini. Per cui le trivelle sicuramente non appartengono a questo territorio, lo stiamo dimostrando con tantissime campagne e iniziative che ci hanno contraddistinto nell'arco di questi anni e lo fanno tuttora grazie a una fortissima presenza anche dei nostri circoli sul territorio, di amministratori che si stanno fortemente battendo per allontanare questo obiettivo. Oltre a questo, ovviamente, arriveremo a Milano l'11, 12 e 13 dicembre con il nostro congresso nazionale. Con l'inverno riparte la battaglia contro l'inquinamento delle polveri sottili, per cui il tema di nuovo legato ad una mobilità diversa per questo territorio, e tantissime altre sfide che porteremo, diciamo, con la solita forza e coraggio. Ovviamente la più importante sicuramente, oltre a queste, anche quella, se dovesse passare, del referendum, che vedrà di nuovo in piazza tantissimi nostri circoli e soci proprio per allontanare le trivelle, e questo significa aprire con forza ad un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio. I comuni rappresentano la prima frontiera nella tutela del territorio, concetto variamente ribadito dal presidente di ANCI Marche, Maurizio Mangialardi, che ha portato il suo saluto al congresso. Fa piacere portare il saluto a questa associazione che per noi è un grande riferimento. Ci sono tanti temi che stanno sviluppando, penso al consumo zero di territorio, penso alla questione delle trivelle, penso alla questione dei contratti di fiume. Legambiente ne è protagonista, i comuni si vogliono confrontare per attivare un tavolo di prospettiva per questa regione e forse anche per l'intera nazione. La tutela del territorio comincia proprio dai comuni, e quali le difficoltà e quali le opportunità? Beh, i comuni le subiscono provvedimenti, oggi c'è bisogno di ripianificare e dar seguito a delle scelte. Forse con la crisi e la scarsità delle risorse potrebbe essere una grande occasione per tutti. Futuro del parco del Conero e futuro di questi enti di tutela dal presidente di Federparchi Marche, Lanfranco Giacchetti. Il mondo dei parchi sta attraversando un momento di difficoltà, perché il fatto che comunque ci siano meno risorse da parte del governo centrale alle regioni, a sua volta caduta questa filiera in negativo, va a incidere anche negativamente sui parchi. Tant'è che i parchi, praticamente questo è il terzo anno che ancora stiamo aspettando l'assestamento di bilancio per quanto riguarda la chiusura dei bilanci dei parchi. Per il futuro la cosa è anche più, diciamo così, preoccupante. Pertanto noi facciamo un appello, ma non solo, l'appello non serve più, credo che ci sia la necessità di riprendere un protagonismo dal territorio, perciò dal basso, un protagonismo che veda coinvolti insieme pubblico e privato in una serie di soggetti, affinché i parchi non solo abbiano le loro risorse per svolgere proprio questo ruolo, ma affinché ci possa essere una nuova economia nel nostro paese, sia nel paese Italia, nella nostra bellissima regione, così come penso nel nostro
nel nostro territorio. È possibile oggi, dopo la crisi dell'edilizia e del manufatturiero, per le cose che dicevo poc'anzi, avere un'altra economia, senz'altro più pulita, più duratura e con possibilità anche di occupazione.